You ass! Come here, ass! Fuck! Ma lei chi è? Massimo Recanati, psicanalista. Allora, non fraintendermi, eh? Cioè, non sono razzista, ok? Però noi neri non ci fidiamo tanto del terapeutico bianco, perché costate troppo, fratello. Scusi, ma allora cosa intendeva quando ha riferito alla produzione che ha bisogno di parlare con qualcuno? Il terapeutico, però quello dei neri. Non la seguo. Allora, noi neri, se vogliamo parlare dei nostri problemi, ci fidiamo solo di una sola persona, il barbiere. Il mio si chiama L'Aquila, 7,50 euro al taglio. Lui è di origine moldava, non so neanche se parla italiano, però per carità mi ascolta, eh? Infatti ogni tanto mi dice sta cosa, non ti musca pur la merda blè. Cioè, credo che vuol dire ti voglio bene e le supereremo insieme. Cioè, lei parla un po' di moldavo. No, però grazie ai miei studi e alle mie tecniche prese durante gli anni posso plasmarmi affinché riesca a aiutare il paziente a seconda delle sue esigenze. Cioè? Va bene così? Perfetto. Bene. Adesso Nathan, dimmi sinceramente, qual è questa cosa che ti blocca proprio ora che devi salire sul palco? Non doveva succedere. Ma è successo proprio ora. La mia paura più grande è risalito, cazzo. Quale sarebbe questa paura più grande? Ho paura di puzzare. Ti succede spesso? Ogni cazzo di giorno. Ormai è diventato un'ossessione. Io quando salgo sul palco e vedo che qualcuno mi toglie lo sguardo, inizio a pensare che è il mio odore che lo dà fastidio. E in quel momento mi viene anche questa cosa, come si chiama quella roba che avete voi bianchi? La crisi di panico. L'attacco di panico. L'attacco di panico. L'attacco di panico. Però se si stava riferendo sul fatto che mi succede spesso di puzzare, quello no, cioè almeno non più, perché io tempo fa ero proprio la conferma di questo stereotipo brutto, cioè forse anche il stereotipo più brutto sui neri, che i neri puzzano, perché io puzzavo per davvero, veramente. Puzzavo talmente tanto che quando tornavo a casa dopo il lavoro mettevo la musica e c'era dei cantanti che cantavano, ma sentivi che cantavano con il naso tappato. Ad esempio? Tipo sarà l'aurora, una roba così. È stile, è arte, è problemi di Ramazzotti. Ma torniamo un attimo su questo dettaglio. Perché diceva specialmente quando tornavo da lavoro? No, perché era un nuovo lavoro, che era un lavoro abbastanza pesante e quando lo facevi ogni tanto ti succedeva di puzzare, no? Solo che era il mio odore, mi ero abituato a questa cosa, solo che ai colleghi mi dava proprio fastidio. E c'era il capo un giorno che mi ha visto, era proprio un milanese doc, no? Mi ha guardato e mi fa: uè, biondo, un po' di deodorante non fa del male a nessuno, eh? Tac! E tu come l'hai presa? All'inizio malissimo, perché nella mia testa c'era proprio un corteo di Black Lives Matter, no, anzi, Black Smells Matter. Però sono arrivato a casa, ci ho pensato e mi sono detto, porca troia, se ha ragione. E adesso, secondo te, Nathan, tu puzzi o no? Oh, amico, col cazzo che puzzo, con tutto quello che ho speso dai cinesi per i profumi, se puzzo proprio oggi torno da loro con un corteo di Black Smells Matter e faccio il bordello, cazzo! Ok, Nathan, è con questa sicurezza che devi uscire sul palco e fare divertire la gente. Fratello, sei un grande, eh? Grazie di me. Sono 7,50 euro. Puoi farlo anche con il naso chiuso. Okay. Devi farlo così. No, ma taglia proprio. Ci sta. Distruggi. Cos'è che ti turba proprio adesso che stai per andare in scena? In realtà non doveva succedere.